lui è tornato, come mai è andato? È tornato, ed è proprio in quell'occasione lì che io ho acquisito ciò che era veramente la guerra fascista e che erano veramente tedeschi. Da mio fratello, che aveva avuto quell'esperienza terribile in Russia, dove aveva conosciuto i tedeschi, quali tedeschi picchiavano sulle mani degli italiani quando cercavano di attaccarsi i loro autocarri che andavano via, e mentre la colonna italiana si ritirava nella neve alta un metro e spingi con 20 gradi sotto zero. Lì conosciuto i tedeschi, veramente. Tu praticamente a quel punto entri come sei entrato? Ecco. Io sono entrato dalla resistenza dopo l'8 settembre. Certo. E ho capito tra quanto mi aveva raccontato mio fratello, tra quanto avevo vissuto io, tra quanto avevo visto il 25 luglio, tra quanto avevo visto l'8 settembre, che ormai la situazione era diventata di un certo tipo, per cui la popolazione era contraria al 90% fascismo, e allora logicamente ho accettato anch'io e ho cercato anch'io di poter fare qualcosa per poter partecipare a questa resistenza, perché la resistenza a farla sono stati soprattutto quelli dell'8 settembre, quando abbiamo visto migliaia, decine di migliaia di soldati che sono stati aiutati dalla gente di giorno e di notte, sono stati ricoverati, sono stati vestiti, sono stati accompagnati dai soldati che erano fuggiti, i soldati italiani. Quindi era chiaro che lì si esprimeva la volontà popolare. Qualche giorno dopo il nostro arrivo, parte dal fondo della vallata un rastrellamento di un cinquantina tra carri armati, camion, e ci sarà stato, non so, poco 300-400 brigatisti neri. Brigatisti neri tedeschi. I quali, dal fondo della vallata, nessuno ha cominciato a sparare contro la montagna con i cannoni. Ma allora io ho passato 3 ore col sedere nell'acqua sotto un roccione che andava giù, che come praticamente mi copriva, perché da tutte le parti erano colpi di cannone. E l'ho scappato bella. Guarda la favola, come è finita questa affare qua, io e uno di quei tre sono tornati indietro, l'altro ha voluto rimanere. Siamo tornati indietro, abbiamo attraversato la vallata, cioè le montagne da Giudaio, siamo arrivati fino a Lanzo. Lì c'era una tradotta di alpini che veniva dalla Germania, abbiamo fatto finta niente, siamo andati a sederci con gli alpini. Gli alpini ci hanno colto bene. In Borghese siamo andati fino a vicino d'Aste, Valierano, siamo scesi dall'autocarro e poi a piedi abbiamo fatto fino a Gagliano a piedi, e siamo arrivati lì e sono rimasti tutti a bocca aperta, perché pensavano tutti che fossimo morti lì, perché le radio italiane avevano dato per radio che i partigiani nella palla di lancia erano stati tutti presi, sconfitti e fucilati. Dimmi. Quando si è formato che il Partito Socialista si è iscritto, ecco, che praticamente è nato il partito di Berlusconi, sono stato invitato più volte sia dai miei compagni che se ne erano andati da quella parte, sia da qualcun altro ad entrare in quel partito. Non ho voluto accettare perché ritenevo impossibile, ritenevo addirittura una cosa assurda che un comandante partigiano andesse a finire in quel partito dove c'erano anche i missili. Questo è proprio fatto, questo sono rimasto fuori di tutto. Hai voluto marcare come... Ho voluto truccare e mi sono dedicato alla caccia, alla pesca, a raccogliere tartufi e l'orto.